Stefano Mancuso, per presentarti e raccontare la tua biografia di scienziato di fama mondiale impiegherei troppo tempo. Ma se io ti presento semplicemente come botanico, ti dispiace? No, mi piace moltissimo, è quello che sono. Sono un botanico, studio le piante da un punto di vista diverso. E quindi sto mostrando una cosa che sarebbe dovuta essere abbastanza palese, e cioè il fatto che questi organismi che rappresentano la quasi totalità di tutto quello che è vivo sulla Terra non sono arrivati lì per caso a colonizzare un intero pianeta, ma che hanno delle strategie, dei sistemi di difesa, di comunicazione, di risoluzione dei problemi che, secondo il mio punto di vista, debbono per forza essere considerati una forma di intelligenza. E allora la neurobiologia vegetale che cosa studia e quale ricaduta pratica può avere? Allora, la neurobiologia vegetale studia le piante dal punto di vista di esseri cognitivi. Nel nome c'è anche una piccola provocazione, nel senso che la neurobiologia prevederebbe un cervello. Uno potrebbe pensare, come fa ad esserci una neurobiologia senza i neuroni? L'intero corpo della pianta funziona in un certo senso come un cervello. La questione non ci deve stupire, cioè la pianta diffonde sull'intero corpo tutte le funzioni che gli animali invece concentrano in particolari organi. Le piante non se lo possono permettere di avere organi, perché gli organi sono dei punti deboli. Se un animale si mangiasse un pezzettino del polmone di una pianta, l'ammazzerebbe. Allora, cosa hanno fatto le piante? Molto saggiamente, nel corso della loro evoluzione, hanno distribuito tutte queste funzioni sull'intero corpo, di modo che, se anche se ne rimuove una bella quantità, la pianta continua a vivere. Spiegare con un esempio l'intelligenza della pianta. Guarda, ti faccio un esempio abbastanza evidente, la difesa. Come si difendono le piante? Uno potrebbe pensare, le piante non hanno difesa. Arriva un insetto, per esempio un bruco, che ne vuole mangiare le foglie e se la mangia. No, la questione non sta affatto in questi termini. Ci sono milioni di strategie diverse, alcune veramente straordinarie e vecchie che utilizziamo anche noi uomini, come per esempio la strategia del il nemico del mio nemico è mio amico. Cioè, quindi cosa fanno le piante? Le piante che hanno un bruco che se le sta mangiando chiamano, producono delle sostanze che richiamano dei nemici di questi bruchi, che arrivano e attaccano questi bruchi. Oppure cose ancora più quasi fantascientifiche ai nostri occhi. Pochi mesi fa è stato visto che le piante di pomodoro sono in grado di produrre, quando attaccate da alcuni bruchi particolari, una sostanza che ingerita dai bruchi li rende cannibali, cioè questi iniziano a mangiarsi fra di loro invece che mangiare la pianta. Le strategie di difesa delle piante sono molteplici. Questo significa anche che sono organizzate in società. Le piante vivono in società, cioè proprio il fatto che sono stanziali, cioè che non possono andarsene in giro, rende per loro necessario avere dei rapporti di buon vicinato, diciamo così. Per cui le piante vivono in comunità. Quando noi vediamo un bosco, per capirci, un bosco non è un insieme di piante, un bosco è una comunità nella quale addirittura tutte le piante, tutti gli alberi per esempio, sono connessi fisicamente attraverso le radici, gli uni con gli altri. E quindi è una comunità che si scambia informazioni, nutrienti, quello che cerchiamo di fare noi adesso con la rete, con internet. Non è un caso che internet sia costruita come una pianta. Internet è costruita, è una rete distribuita che non ha centri di comando, in cui ogni nodo è uguale agli altri, come le piante. Le piante sono loro stesse costruite senza centro di comando, in maniera distribuita, è una rete di piante, è una rete di reti in cui tutto, diciamo, è identico. Per capire, per chi conosce internet, è l'equivalente naturale di internet. Guardando le piante e al loro processo fondamentale, la fotosintesi, è lì che dovremmo studiare, lì che dovremmo ispirarci. Sarebbe una delle cose che mi hanno sempre sconcertato, come di fronte all'evidenza, cioè abbiamo degli organismi viventi
che sono in grado di compiere una cosa che è miracolosa, cioè trasformare l'energia del sole in energia chimica, che poi è quella che viene utilizzata da tutta la vita della Terra. Ecco, se noi imitassimo, se noi riuscissimo a imitare la fotosintesi, non avremmo più alcun problema energetico. Come mai non lo facciamo? Questo è un mistero. E quindi invece preferiamo perseguire dei sistemi più tecnologici. Il numero di laboratori nel mondo che studiano la fotosintesi artificiale, la cosiddetta fotosintesi artificiale, è limitatissimo. Ancora oggi noi non conosciamo tutti i passaggi, cioè noi non sappiamo esattamente in dettaglio come funziona la fotosintesi. Potendola imitare, avremmo risolto i nostri problemi energetici per sempre, in maniera indefinita, perché finché abbiamo il sole abbiamo questa energia, e quando non c'è più il sole non credo che ci potrebbe interessare molto. E usando un sistema di produzione dell'energia che ha come materiale di scarto l'ossigeno. Ma si salverà il nostro pianeta? Stiamo distruggendo il pianeta. Non è precisamente così. Noi al limite stiamo distruggendo noi stessi. Il pianeta non ci riusciamo a distruggerlo. E comunque io sono ottimista, nel senso che ho una grande fiducia nella mente dell'uomo. E quindi quando per esempio sento dire nel 2050 saremo 10 miliardi di persone, come si farà, eccetera, 3 miliardi di persone in più sono un problema enorme, io dico no, non sono un problema enorme, sono una risorsa enorme, perché saranno 3 miliardi di persone in più che pensano, e chissà quali migliaia e meravigliose soluzioni riusciranno a tirar fuori, purché li lasciamo liberi di pensare. Questo è la vera soluzione, lasciare le persone libere di pensare, altrimenti abbiamo un grosso cervello che non ci serve a niente. E dovremmo guardare di più le piante. Ma di sicuro, le piante hanno già inventato tutte le soluzioni che ci servono.